Oggi faremo degli esperimenti illegali su Super Mario in VR. E alla fine del video mi trasformerò in Chainsaw Man con le motoseghe funzionanti per sconfiggere tutti i Super Mario malvagi in una battaglia epica che voi neanche avete idea. Siete curiosi di sapere come farò a distruggerli tutti? Restate con me fino alla fine per scoprirlo. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione. Bentornati ragazzi nel castello di Peach. Mamma mia che figata, quanto mi era mancato questo posto. Sì, questa è la mia nuovissima Jeep con la quale adesso andremo alla ricerca di Super Mario per fare su di lui degli esperimenti abbastanza particolari e soprattutto illegali. Come potete vedere, ho rubato queste armi da una base segreta. Non vi posso dire dove, perché altrimenti non sarebbe più segreta. Almeno le basi. Avete capito? Le basi, perché era una base segreta. Vabbè, adesso guideremo la nostra Jeep. Ma qui c'è una pala. Posso prendere la pala? No, ho preso la Jeep. Scusa, no. Buona, stai ferma. Ci sono addirittura 4 posti, quindi nel dubbio. Coso? Ti va di fare un viaggetto con me? Allora, mettiti nella macchina. Bravo. Mettiti in macchina. No, Marcello, non in piedi sulla macchina. Devi sederti. Bestia, siediti. Marcello, ti faccio male, eh? Ti tiro un cazzotto, ti trasformo nel quadro di Peach che c'è sul castello. Spiaccicato sopra. Siediti. Marcello, non mi costringere, Marcello. Oggi devo fare gli esperimenti illegali su Super Mario. E alla fine del video mi trasformerò in Chainsaw Man e ci sarà una battaglia epica tra tutti i Super Mario. Alla quale tu però non parteciperai perché morirai prima. Se non ti siedi sulla mia macchina, siediti subito. Tra l'altro me la stai sporcando con i piedi. Imbecille. A mali estremi, estremi pugnali antigravità. Vieni qua. Ah! E adesso cosa fai? Niente, oh, è diventato immortale. Dai, te lo tiro appresso. No, gliel'ho tirato sulla gamba. Bravo, anche l'altra gamba. Così devi sederti per forza. Visto? Ah! Stai fermo così, ma... Ecco. Povero Marcello. Il povero niente. Devi stare fermo. Aspetta, no. Ok, adesso stai seduto. Niente, mi ha rubato anche il posto del guidatore. Stai qua. Guidiamo. Oh, guarda qua che bello. Come si guida? Ok, ragazzi, la guida in VR è leggermente particolare, però dovremmo farcela piano. Super Mario, dove sei? Sei da queste parti? Allora, Marcello, questa è un tour guidato. C'è Super Mario! Ah, sono pazzo! Ok, abbiamo trovato... Come si esce dalla macchina? Abbiamo trovato... Ciao, Marcello! No! Marcello! Oh mio Dio, guardate come si è salvato! Mario, vieni! Andiamo a vedere Marcello come si è salvato! Così almeno magari vi butto entrambi... No, Marcello! Marcello, no! No! La devo prendere al volo! Io sono Spider-Man! Ah... Si è incastrato. Tutto bene. Ah, vedi? È stata colpa sua che si è messo a guidare. Adesso la spingo giù. Vai. No. Sto sotto la macchina. Mamma mia. Io sono Spider-Man. Sei imbecille. Ora passiamo all'altro imbecille. Mi sentivo in vena di fare un po' di esperimenti e di provare delle nuove armi e delle nuove mod che ho scaricato su Super Mario. Allora, mio piccolo Mario, vieni con me. Ti faccio vedere una cosa bellissima. Siediti qua sullo scalino. Bravo. Vabbè, non è proprio seduto perché è morto in questo caso. Te la farò vedere lo stesso. Però guarda quanto è felice. Guarda, questa si chiama Pistola Aliena Blaster 2000. E questa si chiama Pistola Aliena Blaster 3000, perché è la versione potenziata di questa. Guarda che figata! Ricarica girando le palline dentro energetiche degli alieni. Guarda, posso sparare.
Credo che spari dei raggi radioattivi. Mamma mia, è questa che cosa spara? No, Mario, tranquillo. Ah no, vabbè che è morto. Stai buono? Cos'è sta roba, ragazzi? Oh mio Dio. No, è diventata viola. È un buco nero, sono morto. Mi ha ammazzato un buco nero che ho sparato dalla mia stessa pistola. Ma sono stupido. Comunque, giusto per entrare nello spirito di Super Mario, ma che è sto bordello? Quelli quando sono spawnati? Guardate che sono pieno di armi, tantissime armi. Vabbè, andiamo a provarle a questo punto. Ok, stavo dicendo, giusto per entrare nello spirito di Super Mario, ho preso un go-kart. Ok, piano. Ho sbloccato un nuovo personaggio di Mario Kart, ossia Spider-Man. Mi è venuta un'idea. Qui ci dovrebbero essere delle spade laser. Allora, facciamo così. Vai, carica il mio cavallo, è un go-kart. Wow, sono pazzo. Oh mio Dio, sul muro. Salve, no, ehi, piccolo Mario, sei un imbecille, no, nel naso, che schifo, gli ho bruciato tutte le caccole, sarà che Mario ha un grande naso, Mario, io sono tuo padre, No, gliel'ho ficcata nel cervello, Mario, scusa, no, non sono tuo padre, stavo scherzando, ragazzi, tutto bene, ma questo è ancora vivo, basta, Zwang! Devi stare buono. Aspetta. Fantastico. Io la lascerei così, ma nel dubbio la tiro in testa a questo. Fatto. Perfetto. Adesso va meglio. Pensiamo a questi imbecilli che stanno continuando a cadere. Vorrei provare adesso la Blade of Pietrification, ossia la lama della pietrificazione. Vuol dire che una volta colpiti dovrebbero diventare delle pietre. Aspetta. Hop! Ma non funziona! Come dovrebbe funzionare? Ragazzi, non funziona sta roba! Guarda! Non sta diventando una pietra! Cioè, è solamente morto e basta! Ma questi pugnali fanno schifo! Aspetta! Adesso credo sia morto definitivamente! Allora, patti chiari e amicizia molto corta! Anzi no! Con Super Mario vorrei fare amicizia perché mi sembra molto simpatico. Adesso lancerò il fucile qui. Il primo che mi dirà di no nel provare le mie nuove armi aliene verrà fucilato. Va bene? Ecco, questi sono morti accoltellati, ma dettagli. Verrà fucilato! Quindi vuoi essere tu il primo? Ragazzi, dovete stare fermi. Guardate che vi ho visto. È inutile che fate finta di niente. Stavo scherzando, le prime due persone che moriranno saranno questi due, che non mi stanno dando ascolto. Oh, guarda, e adesso mi ascolti mentre carico il mio fucile a pompa? Come si carica? Non funziona. Ah, adesso dovrebbe funzionare. Ecco, adesso continua a fare il finto tonto. Vai, continua a fare il finto... Il finto tonto, ma continua a farlo da morto. Imbecille! Adesso siete rimasti in tre, ma le mie armi sono due, quindi un altro di voi dovrà morire. Mi dispiace ragazzi, ma purtroppo i miei video funzionano così, quindi ambarabacci ciccocco, non funziona la pistola, sei fortunato! Ambarabacci ciccocco, non funziona neanche questa, quindi mio caro terzo Super Mario, sarò costretto ad ucciderti. Il fatto è che vorrei evitare di usare di nuovo il fucile. Tu, terzo Super Mario, sei più fortunato di questi due, perché ce n'era un quarto, ma io non l'ho visto. Adesso vi faccio vedere un trick shot. Prendo questa spada laser che era caduta. Come si rallenta il tempo? La lancio. La riprendo al volo. E poi corro contro Mario. Sì, il tempo. Non sto capendo. Credo sia morto, giusto? Non è morto. Cioè, Super Mario è anche più forte dei personaggi di Star Wars? Mi sembra leggermente eccessivo. Vabbè, visto che siamo a tema Super Mario, scusa, puoi allontanarti per favore? Carichiamo la bomba, che adesso ho capito... No, Mario, un attimo, sto caricando la bomba. Non funziona! Ragazzi, non funziona più la bomba. Oh, non funziona! Funziona, via. C'è caduto sopra! No, bomba! Devi andare su Super Mario, c'è la bomba che sta scappando. Ma ragazzi... Ma si è salvato dalla bomba perché la bomba se n'è andata dall'altra parte. Maledetto, non mi costringere a chiamarlo. Mario,
Mario, non mi costringere. Vabbè, ci avevo già ripensato. Adesso lo chiamo. Stai qua. Bro, scusa, è che non avrei voluto disturbarti. È solo che c'è Super Mario. Oh. Imbecille, girati. C'è Super Mario, non è che potresti picchiarlo? No, Joker, non me. Non me. Levati, picchia Super Mario. Mario, picchiatevi tra di voi. Io me ne vado. Ma che si sono alleati Joker e Super Mario? Ma che multiverso è? Ti lancio la pistola. Che schifo. Oh, cadi. Non cade, quell'altro dove sta andando? Stai fermo, ho detto che devi picchiare Mario. Ma siete due imbecilli. Guardali che cercano di inseguirmi ma cadono. Dove l'ho messo? Ecco il mio ombrello. Piano, vieni qua, ombrellino. Ragazzi, voi starete pensando, ma cosa ci farà Poggo con un ombrello? Adesso vi faccio vedere, perché non è un ombrello normale. Eh no, è un ombrello pistola. Ah, sì. Perché io sono un agente segreto in incognito e quindi mi servono degli oggetti del genere. Adesso si ritrasforma in un ombrello. Tiriamo una spadata a Joker. Ah, cade a terra, lo trasformiamo e lo spariamo. Imbecille. Vieni qua. Nessuno ha visto niente. Poi facciamo i conti con Batman. Aspetta un secondo. Vai. Perfetto, e adesso passiamo a noi due. Anzi, a noi tre. Dove vai? Bravo. Appena mi ha visto, ha deciso di tornare indietro. Vieni qua. Allora, adesso facciamo un gioco. Il primo che si muove, gli sparo una fucilata in bocca. Adoro questo gioco, bravo. 1, 2, 3, stella. 1, 2, 3, stella. Mamma mia, questi Super Mario sono... Allora tu sarai il primo a morire. Prima di tutto capiamo come si ricarica sta roba. Siete pronti ad un colpo in testa della mia pistola aliena? Tu sei pronto? Di le tue ultime parole e non sono tipo yeah, wow, i tuoi versi strani. Muori. Come si ricarica sta roba? Spara. Oh mio Dio. Sì, ha sparato il suo proiettile radioattivo. Però adesso mi sta venendo un piccolissimo dubbio. Mamma mia, quanto è morto male quello. Se io ne spawnassi tanti e poi sparassi un proiettile buco nero, li risucchierebbe tutti. Ma voglio farlo tipo adesso. Nel frattempo ridammi la spada laser. Che mai dire mai, me la conservo. Oh, ho detto me la conservo. E la voleva anche rubare, sto imbecille. Non mi guardare così, bro. Ti giuro che non è colpa mia. Cioè, sì. Un po', però per favore, capiscimi. Io ho bisogno di questi esperimenti illegali. Non sarei Poggo Doggo se non li facessi. Addio, Mario. E addio anche a tutti voi. Baba boy. Non mi dovete guardare. Come si carica questa roba? Allora, io devo sparare un colpo esatto. E poi... Oh mio Dio. No, Mario, scusa. Come si trasforma nell'altro proiettile? Ragazzi, prima ho fatto una cosa strana e si è trasformato. Come si fa? Guarda, sto sparando dei piccoli soli. Ma non è che devo solo buttarceli dentro? Vai. Oh, no, non funziona. Vai Mario, vai dentro. Sì, ok. No, ma non stanno morendo. Aspetta, però li sta risucchiando, guarda. È una specie di battaglia di danza. Però sono tutti vivi. Questo non mi piace, ok? Non mi piace per niente. Quest'arma... Oh. State calmi voi tre che altrimenti sarete i primi a morire. Su, giratevi e andate al largo. Ecco, fate come quel Mario che sta cadendo da un quarto d'ora. Via. Per i poteri da me stesso conferitomi, io ti dichiaro... imbecille. Ah! Sì, è anche immortale a quanto pare. Oh, ridammi la spada. Ma guardate questo, la spada del re. Ossia, io stesso, perché io sono il re di questo posto. Adesso, ma questo è un cane? Ah no, è la mia nuovissima arma cane. Oh mio Dio, si sono messi tipo ad esercito. Non riuscirete mai a sconfiggermi con l'arma di me stesso. Ah! Guardate quanto è bella. Si può anche ricaricare in maniera un po' ambigua. Ma detto, gli coccia, vuoi fare a botte? Vai cane! Vai, mordi! Mordi cane, mordi!
Sono pazzo! Sono completamente pazzo! Tu non ti girare! Sì, sì! Quest'arma cane è una delle invenzioni più belle che io abbia mai visto! Morite! Sì! Aspetta, di più, di più! Ne voglio di più! Immaginate quando dovremo combattere alla fine del video l'intero esercito di Super Mario, ma con Chainsaw Man, con le motoseghe funzionanti! E quei due sono ancora vivi, ma perché scappate? Cioè, capisco il perché, visto che ho fatto una strage di Super Mario con un'arma cane. Ma dettagli! Adesso vi farò assaporare, visto che sono in vena di esperimenti, mamma mia, questo video è pieno di mod, pieno di roba, il mio nuovo fucile! Oh mio Dio, ma che spara? Raggi laser! Guarda dove arrivano! Aspetta che si è scaricato, un secondo. Guarda dove arrivano! L'ho colpito in testa! Muori! Mamma mia, quanto ci metti! Ma perché, ragazzi, Mario è così forte? Non me lo spiego! Ora però la mia domanda è... Ho riempito tutta questa zona chiusa dalle montagne di Super Mario che adesso mi stanno osservando prima della loro morte. Ma se io andassi a mettere uno di questi qui... Oh mio Dio, guarda! Vai, di più, guarda come saltano! Oh mamma mia, ho creato gli Squid Game di Super Mario! Solo che mi sa che nessuno potrà sopravvivere, vai, sei! Oh no, neanch'io, risali su per favore! Mi sono caccato sotto, guarda! Questi mi sa che non sono degli esperimenti illegali! Cioè, è proprio un disastro totale! Di più! Sono pazzo, sto buggando tutto! Guardate i Super Mari che volano, anche voi due! Non avrete scampo, sì! Mamma mia, guarda, quelli sono rimasti all'angolo e si stanno salvando! Stavo scherzando! Per ora quello è l'unico sopravvissuto, no, neanche lui! Niente, ragazzi, l'unico sopravvissuto per ora è questo qui! Scherzavo. E quello lì. No, scherzavo. Mi sa che non ci sono sopravvissuti. Guarda che saltellano tutti. Devo provare un'altra cosa bellissima. Adesso andremo a fare This is Sparta con Super Mario e poi passeremo alla battaglia finale tra Chainsaw Man, ossia me stesso, e l'esercito di Super Mario malvagio. Sì! Questo devo ammettere che lo sto facendo per sfizio, però, mio caro Super Mario, abbiamo due problemini. Il primo è un problema tuo, perché hai un buco enorme dietro di te. Non ti girare, stai tranquillo, con me sei in completa sicurezza. Il secondo è che su questo gioco non si possono dare i calci. Quindi sarà un This is Sparta un pelino rivisitato. Questa è Sparta! Sì! Oh mio Dio, ma perché ce n'era un altro giù? Secondo voi riuscirò a prenderlo al volo buttandomi anche io? Vai, aspetta, con calma. Mamma mia! Wow! Oh mio Dio, ce l'ho fatta! L'ho preso al volo. Aspetta. Ecco, perfetto. Oh, ti devi levare. Mario, hai una spada nel cervello. Come fai ad essere immortale? Dammi la spada e muori. Muori! Ed è arrivato il momento che tutti stavano aspettando. Ossia la trasformazione in Chainsaw Man! No, aspetta, credo che qualcosa sia andato storto. Aiuto, stavo dicendo la trasformazione in Chainsaw Man! Oh mio Dio, ha funzionato davvero, ragazzi, guardate quanto è bello Denji di Chainsaw Man. È il momento, oh mio Dio, aiuto, stavo scherzando. È arrivato il momento di andare a caccia di Super Mario malvagi. Ragazzi, mi sono dovuto nascondere un attimo sul castello perché i Super Mario hanno preso il controllo dell'area. Guardate, sono ovunque, però effettivamente io sono Chainsaw Man. Dove vai? Vai da questa parte, aiuto. Ragazzi, ma funzionano le motoseghe? Aspetta, controlliamo, vediamo se funzionano. Sì, funzionano, oh mio Dio, aspetta, Mario, mamma mia, che cosa sto combinando? Sì, morite tutti, no, si è buggato, un attimo solo, c'è stato un piccolo inconveniente, potreste staccarvi dalla mia testa, maledetti imbecilli, ti devi...
Allora, patti chiari e amicizia lunga. Vi dovete levare. Levatevi! Maledetti infami! Ah, sei. Sì, aspetta, ce l'ho sul braccio. Come lo stacco? Come lo stacco dal mio braccio? No, ragazzi, però. Però così non si può fare! E come si dice in questi casi? A bug estremi, estreme bombe atomiche, per favore. Per favore, non mi toccate, devo solo prendere questo telecomando. E adesso, dai, ti prego, fai esplodere la bomba. Che qua sta questione di Super Mario, l'esercito, Chainsaw Man, ha preso una brutta piega. Si sta buggando tutto. Oh! Oh mio Dio, ho visto 27.000 Mario volare. E io sono appeso al castello. Mamma mia, però Chainsaw Man sta resistendo all'urto della bomba atomica. Che dolore, che dolore! Ah! Dove sono i Mario, però? Spero siano morti tutti. No, no, no! E là c'è nessuno? Ragazzi, vi rendete conto che su circa 200 Super Mario che avevo spawnato, ne sono rimasti 4? Ovviamente morti, ma ne sono comunque rimasti 4. Vieni qua che ti motosego tutto. Vieni. Ah, sì, no, 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 si è buggato di nuovo. Non è possibile. Chainsaw Man mi sta facendo uscire pazzo. Al prossimo video. Elevati, mamma mia. Se n'è andato? Sì, se n'è andato, imbecille.